Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Quest'oggi parliamo di Le Mans Ultimate. Allora ragazzi, Le Mans Ultimate BMW Hybrid Hypercar sarà la prossima auto gratuita nel prossimo DLC del 10 giugno, in cui si aspettano delle features molto interessanti per quanto riguarda Le Mans Ultimate, a detta del CEO Motorsport Games, che è molto entusiasta di quello che sarà presentato in questa DLC patch mega galattica, da quello che dicono. Inoltre parlano della questa opportunità di sfruttare il marketing del mondo Le Mans delle 24 ore, proprio perché il 15 e il 16 di giugno ci sarà l'evento, quello reale, appunto in Francia. Come avrete notato, non sono così tanto entusiasta e contento, diciamo, di questa notizia, nel senso che non è che sputo sopra quello che sono i contenuti aggiuntivi, soprattutto quando sono gratuiti, sapendo anche la qualità diciamo dei contenuti che rilascia comunque Studio 397. Più che altro sono un po' rifletto un attimino su questa scelta da parte di Motorsport Games, in questo caso qua, perché è il CEO che parla, in merito alla decisione di andare a puntare su delle features che sono sì belle, la modalità asincrona, la modalità cooperativa, eccetera, che sono molto interessanti, ma che secondo me non dovrebbero essere la priorità dello sviluppo del gioco in questo momento, ma bensì quello di completare quello che è il gioco e soprattutto andare a colmare quelle che sono le esigenze della comunità, che ti hanno dato fiducia all'inizio febbraio comprando il titolo in Early Access. Questo ovviamente è una mia opinione personale, però siccome stanno chiedendo a gran voce tutti quanti la realtà virtuale e non c'è una notizia se non nella guida di che cosa aspettarsi dall'Early Access, mi sembra un po' così. Quindi mi stavo ponendo la domanda, cioè, ma che fate? Ma perché non date ascolto alla comunità? Perché il forum è pieno zeppo, anche Discord, di ma sta realtà virtuale, ma la realtà virtuale, cosa possiamo fare per avere la realtà virtuale? Sapendo che comunque è una gran parte di comunità che è già presente e ha acquistato il gioco e che comunque non gioca più sugli schermi. Conosco parecchie persone che dice: io ho difficoltà a tornare a giocare sugli schermi, quindi si godono molto meno, anzi non ci giocano proprio, su titoli che non hanno la realtà virtuale, e se ne vanno via in titoli come iRacing, che oltre ad avere un sacco di pubblico a tutte le ore, c'ha pure le features che tutti chiedono, ok, tra cui la realtà virtuale. È un ragionamento che sto facendo ad alta voce con voi, lo voglio condividere anche per capire, ma la strategia aziendale dove sta? Ma perché non ti metti per 2-3 mesi, aspetta e mi vado a prendere pure questi giocatori qua che non hanno comprato Le Mans Ultimate, e non sono due ragazzi, un sacco di gente che dice: io non lo compro finché non c'è la VR. Ragazzi, la realtà virtuale ormai è un qualcosa che è obbligatorio, è una feature obbligatoria, cioè, ma prima del single player secondo me ormai, perché è un qualcosa che è entrato nella quotidianità di chi fa simulazione e non solo, parere personale. Quindi io tecnicamente andrei a prendermi quei clienti potenziali. E quindi niente, vorrei sapere che cosa ne pensate, che cosa è più importante per voi. Questa modalità cooperativa, asincrona, e quindi fanno bene a continuare così. Contenuti in più che ovviamente fanno piacere, ragazzi, lo so. Perché insomma arriva questa BMW Hybrid che è bellissima, ok? Dovrebbero arrivare anche una nuova Alpine 424, dovrebbe arrivare anche una Lamborghini. Altri due circuiti ho sentito, mi pare il CODA, quindi il circuito delle Americhe, e anche un altro. Quindi ragazzi, i contenuti ci sono, ma perché non dare priorità alle features, visto che sei in Early Access e devi completarlo, e poi mi dai mano a mano anche qualche pacchettino da pagare, ovviamente te li do i soldi. Quindi perché non rispondi prima alle esigenze della comunità? Cosa ne pensate? Ditemelo nei commenti, lasciate un pollice in su e ovviamente iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sul mondo della simulazione. Noi ci vediamo prestissimo. Da Fabrizio è tutto, un abbraccio, ciao!